PEGI 16. Il campo di battaglia. Avamposti. I giocatori possono cambiare classe e armi presso gli avamposti alleati. Ogni volta che interagisci con un avamposto amico, le tue munizioni saranno ripristinate automaticamente. Qui potrai anche visualizzare i membri che compongono la tua squadra e la relativa classe. Esistono due tipi di avamposto. Il primo si trova nell'area di schieramento. Questo tipo di avamposto non può essere catturato dal nemico e non dà potenziamenti. Il secondo tipo si trova sul campo di battaglia e, all'inizio del gioco, non è controllato da nessuna squadra. Questi avamposti possono essere catturati, persi e ricatturati più volte nel corso di una missione. Un avamposto catturato potenzia la salute o le scorte di tutti i membri della squadra che lo controlla. Le schermate degli avamposti indicano le squadre che li controllano. Questo è un avamposto controllato dalla sicurezza. Questo è controllato dalla resistenza. E questo non è ancora stato catturato. Un giocatore deve interagire con l'avamposto da catturare finché l'indicatore non sarà pieno. Più giocatori interagiscono con l'avamposto, meno tempo ci vorrà per catturarlo. Agenti e tecnici di rango elevato possono acquistare abilità speciali per potenziare un avamposto già catturato. Il tecnico o l'agente interagirà normalmente con l'avamposto da potenziare. Nel menu dell'avamposto sarà visibile questo indicatore. Quando sarà pieno, l'avamposto sarà potenziato. Torrette. Le aree di schieramento sono protette da torrette indistruttibili e molto pericolose. Se dovessi avvicinarti troppo all'area di schieramento nemica, il tuo comandante ti metterà in guardia. Se ignorerai l'avvertimento, difficilmente potrai sopravvivere. Salendo di rango, i giocatori avranno la possibilità di piazzare delle torrette. Queste potranno essere distrutte. In particolare, gli agenti possono acquistare diverse abilità per contrastare le torrette. Mine. Quando un tecnico nemico piazza una mina, questa non è visibile alla tua squadra. Diventa visibile solo se qualcuno la calpesta, ma non esploderà se il malcapitato vi resterà sopra immobile. Questi può infatti aspettare l'arrivo di un tecnico che provvederà al disinnesco. Solo gli agenti possono vedere le mine nemiche. Se un agente inquadra una mina nel suo mirino, questa diventerà visibile al resto della squadra e apparirà sul radar. Una volta individuate, le mine possono essere distrutte. Agenti travestiti. Gli agenti nemici possono travestirsi da membri della tua squadra. Occhio quindi a tutte le situazioni sospette. Un agente travestito è identico alla sua vittima, ma può soltanto muoversi, ricaricare o individuare mine. Per eseguire qualsiasi altra azione, deve rinunciare al travestimento. Un compagno di squadra che non partecipa al combattimento può quindi destare qualche sospetto. L'unico modo per scoprire un travestimento è mettere fuori combattimento l'agente sospetto. C'è sempre il rischio, però, di sprecare proiettili sparando ad un compagno. Per travestirsi, l'agente deve interagire con un nemico ucciso. Potrà farlo però solo se non ci sono altri nemici in giro, perché rischierebbe di essere scoperto.